qua, cari amici e cari amiche, benvenuti e benvenute a questo show che abbiamo chiamato umilmente lo show ai tempi della fase 2. È uno show che dedichiamo ai runner, alle persone che consegnano il cibo, ai politici, agli operai, ai congiunti che possono uscire, ma che se vogliono farsi qualche altro giorno a casa se lo possono fare in allegria e con l'intrattenimento intelligente. Abbiamo subito pam pam, come si dice in inglese, sparato i migliori botti. Abbiamo un ospite davvero speciale. In passato si è parlato molto di lui, poi si sono un po' perse le tracce, ma ultimamente è ritornato alla cosiddetta ribalta. Facciamo un grandissimo applauso virtuale per Juan. Juan, mi sente? Juan, eccolo qua. Salve, buongiorno. Allora le faccio una domanda che le avranno fatto molte volte. Come va? Bene, tutto bene, grazie. Allora vado subito con la domanda diretta. L'ho corteggiata molto, signor Juan, perché la volevo qua e farle questa domanda. Alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, cose che ci hanno cambiato la vita, ce l'hanno stravolta da così a così, sì. Lei farebbe quello che ha fatto facendo partire il tutto? Lei, con il senno di poi, mangerebbe quei pipistrelli? E soprattutto, perché l'ha fatto, signor Juan? Ma scusi, Mi chiedo di rispondere, forse perché voleva vendicarsi della sua nemesi Bat Roberto, cioè pipistrello Roberto. Ma io non ho mai mangiato nessun pipistrello, guardi. Va bene, allora avrà mangiato un pangolino, forse per vendicarsi di Pangolino Roberto nella seconda serie, che è stata vista meno della prima. Non so neanche cosa sia un pangolino, abbi pazienza. Di Armadillo. Non l'ho mangiato però, non so cos'è, non posso averlo mangiato. Rivelazione shock, allora hanno davvero ragione anche questa volta, mi duole dirlo, i cospirazionisti, cioè è partito tutto da un laboratorio, lei era in un laboratorio e poi ha fatto fuoriuscire tutto quello che poi è accaduto, no? Ma tutto quello che è accaduto cosa, mi scusi, non ho capito di cosa mi sta incolpando esattamente, io che c'entro? Non lo volevo dire per non scatenare ulteriore panico, ma il coronavirus è tutto partito da Juan, perché ha scatenato tutto questo che ha un po' cambiato la vita da così a così a tutti, cioè... Guardi, ora spero non vada in diretta questa cosa, non le voglio far fare una brutta figura, però sì. È partito tutto da Juan, non da Juan. Juan sono io. Lei è, come si può vedere, come la maggior parte del materiale che ci arriva a noi, di pupazzi, di giocattoli, mi perdoni, viene dalla Cina e quindi magari per vendicarsi dell'Italia, anche per vendicarsi di Paolo Bonolis, perché gli hanno cancellato avanti un altro, no? Allora, a parte che io non vengo dalla Cina, io mi chiamo Juan con senza H, scritto U-A-N, invece la città si chiama Juan con la W-H-U-N-N-N, capito? Non c'entro niente io con tutta questa storia qui, Ma è per questo che lei mi mandava tutti quei messaggi minatori sul cellulare, mi diceva che è tutta colpa mia, perché le minacce di morte, per scherzo, come si fa su internet, no? È un po' così. Ho capito, per scherzo, però, scusi, lei no, mi ha accusato di aver causato tutta la pandemia globale. Tutta l'intervista verteva su questo fatto, ora mi dispiace averla svegliata a quest'ora, che so che in Cina a quest'ora è notte. Non sono in Cina, non c'entro niente con la Cina, lo vuole capire o no? Non c'entro niente con... Mi faccia le altre domande, vediamo, le adatti un pochettino. Sì, le adatto, allora. Non l'ho abbastanza conosciuto, no? Signor Juan, questo Jali Plaza, questo grattacielo alto 251 metri, principalmente in vetro, adibito ad uffici, è sempre bello? Sempre alto? Ma di cosa sta parlando? Cosa ci dice di questo importante snodo ferroviario Wuhan Canton, molto lungo? Non c'entro niente con la città di Wuhan! Io sono Juan, quella è Juan, non c'entro nulla, lo vuole capire o no? Non mi chieda queste cose, io non ne so niente. Si calmi, non si arrabbia. Mi calmo, però lei continua a insistere su questa cosa. Le faccio un'ultima domanda. Va bene, l'ultima domanda. Visto che lei è cinese, più o meno, no? E i cinesi sono molto bravi, molti cinesi sono bravi con queste cose. Ci potrebbe fare un'imitazione?
Allora lei mi ha veramente rotto il cazzo, ha capito? Mi ha rotto le palle. Ecco qua, grazie Juan, gentilissimo. Come potete vedere, Juan è vicino, è sensibile alla sorte degli artisti italiani. Sta recitando senza voce l'infinito di Leopardi. Guardate che bello. Grazie Juan, grazie per quello che hai fatto per noi. Sei stato un po' birichino, con questa cosa. E grazie a tutti. Ci vediamo con la prossima puntata e abbiamo come ospite il pupazzo Codogno. Grandissimo. Grazie a tutti. A presto.